Questo primo confronto, però bisogna dire che anche ieri nello short Mega Duhamel e Eric Radford ci hanno dimostrato uno short pieno di elementi tecnici importanti, una coppia che sta crescendo, l'abbiamo vista dal valore tecnico, meno dai components probabilmente. Sì, e oggi si ripeterà lo stesso schema, penso, soprattutto gli elementi di salti in singolo previsti sono molto importanti perché hanno il triplo luzzo in parallelo e poi la combinazione con tre salti, triplo salto, doppio top, addirittura nella seconda metà del programma, quindi anche quella ha un valore tecnico molto alto. Buono il triplo twist. Ottimo triplo luz. Un'imperfezione, ma comunque riescono a portare a termine la combinazione a tre salti. Buono il triplo loop lanciato. E buono anche il triplo loop. Sale il sollevamento, no. Pericolo.
Che peccato. E adesso infatti vorrei riguardare con te proprio i problemi che hanno avuto Megan Wemeler e Radford Franca. Problemi di stanchezza. Dici questo alla fine? Problemi sicuramente di stanchezza e poi di timing, non si sono trovati tra loro due nella spinta in su. Adesso poi lo andremo a rivedere, ma sicuramente è quello. Lui ha dato molto per tutto il programma, sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista espressivo della pattinata del programma. Era un programma perfetto fino a quel momento, stavo proprio pensando, mamma mia che punteggione che sarà questo programma, e invece senza quel sollevamento sono ben 7 punti che se ne vanno, eh. Sono tanti, sì. Vabbè. Un po' di rammarico per questa cosa, cioè. Si sta cercando di spiegare, no, Franca? Sì, lei spiega la sua difficoltà sull'arrivo della sulla combinazione a 3. L'allenatore dice dove l'hai portato, chiede. Bello il twist, veramente bello il twist. Il triplo Lutz, molto bene, lui esce un po' in difficoltà ma un bellissimo arrivo comunque, sequenza di spirali, lui è in una bella luna. Qui è un reverse, anche se non è un reverse proprio classico. Vorrei andare a rivedere quell'ultimo sollevamento. Ci sono passaggi coreografici, la trottola. Eccolo qua, no, era già quasi su, quindi qui a questo punto il sollevamento viene chiamato a livello 0. Dopo lui con uno sforzo estremo l'ha riportato su, ma non viene conteggiato assolutamente, perché ormai era chiaro che il sollevamento era partito e è andato non a buon fine, insomma. Peccato, perché sicuramente poteva essere, se non altro, il loro best, credo, perché non li avevo mai visti pattinare veramente così puliti, così bene. Adesso vediamo il loro punteggio. Comunque, diciamo quasi soddisfatti, come per dire, comunque alla fine non è andata così male. 59-78 i Component, 63-11 Technical Elements, il miglior free visto fino a questo momento, e grazie anche al punteggio dello Shore 187-09. Quindi tra le tre coppie che abbiamo visto scendere sul ghiaccio, 187-09 per Duhamel Radford, che danno 7 punti di distacco ai diretti avversari canadesi Christian Mortavos e Dalian Moscovic. Per Yuko Kawaguchi, Alexander Smirnov è il secondo free, quello che abbiamo visto finora, con 120-70, ma avevano veramente un punteggio bassissimo per quanto riguarda il loro short program, quindi hanno un totale di 178-72, come con l'aiuto della grafica stiamo proprio andando a vedere.